La compagnia teatrale Tiempo Belle una volta di Ida Russomanno ha portato in scena la commedia Se chiude una porta e s'arrapa un convento. Una commedia in due atti di Antonello Aprea, adattato liberamente da Enzo Cicala, che ne cura anche la regia. Signori e signori, buonasera da parte mia, Domenico Venti, e benvenuto in questa chiesa. San Matteo Apostolo di Giuliano, a Via San Francesco a Paolo. E voglio ricordare che Enzo è il nostro regista della compagnia teatrale Tiempo Belle una volta, e da premettere che questa è la seconda volta che siamo qui. La prima volta è stato il conduttore Gabriele Blair a fare il backstage. Questa sera non è potuto venire, purtroppo, ahimè. Bene, qui abbiamo un altro attore, Biagio Chianese, nonché anche il nostro poeta, grandissimo poeta di tantissimi premi Io lirici. sono Zintonio, Poi che abbiamo? Filomena, abbiamo la nostra pizzaiola. pizzaiola, sarta, cuoca, nonché anche un'ottima amica di viaggio. Filomena, tu come ti chiami nella... Rosella, faccio la Rosella. pizzaiola. Ottima pizzaiola, se mi permettete, sia sulla scena che nella realtà, ne sappiamo qualcosa. Beh, poi abbiamo... Questo è il nostro operaio, colui che lavora dietro le quinte, un uomo mai... di una parola di troppo, un grandissimo uomo, Salvatore, vuol dire qualcosa, che lavora da tanti anni nella nostra compagnia. Se mi posso permettere, lui insieme ad altri due amici, Due amici, dove sono? sono Stefano? delle colonne Venga, Stefano. indispensabili per la riuscita delle nostre manifestazioni. Senza di loro non sapremmo cosa È da dire che ci sono anche Stefano e Gennaro che fanno parte anche loro della nostra compagnia teatrale. Venga, venga, veniamo qui, il nostro make-up artist, nonché anche il nostro attore, Enzo Boiano, o Turris. Otturrai, che sei, sono qua. Io sono l'economa del convento, donna Alessia. Poi abbiamo, qui basterebbe, non basterebbe un'ora di filmato, Nino Taglialatella, organizzatore e proprietario della compagnia Tiempo Belle, proprietario, pilastro della compagnia, il cuore pulsante Ma della viene compagnia, una Nino proprietà, Taglialatella. questa non è una proprietà. Oh. Nino, una parolina. Una parolina, mi fa piacere che si è creato questo bel gruppo molto affiatato e che cerchiamo di fare beneficenza un po' dappertutto le parti dove andiamo e che questi ragazzi si impegnano molto a fare questa cosa con molto piacere. Anche con il mio piacere perché tutto va bene. Una delle novizie, L'unica Raffaella, novizia in questo l'unica. convento. Raffaella, una parolina anche te. Piacere di far parte di questa famiglia, di questo convento. E ti presento Suor Io Ortensia, sono Suor Ortensia. l'altra suora di questo convento. Sì, e poi c'è un'altra suora che si chiama Suor Restituta. Restituta, dove sei? Vieni. C'è la badessa lì che mi sta guardando male. Vieni, Sto badessa. guardando Anna Barretta, le mie ancelle, Anna Barretta, sto la guardando badessa del nostro convento. Eccole qui, facciamo una bella inquadratura a tutta la chiesa, qui, tutto il convento. Sono Suor Restituta. Purtroppo il nome si presta ad altre interpretazioni. Esatto, però mangio anche troppo, Suor Restituta, troppo. Però signori, io sono innamorato di lei, Patrizia. Guardate Ragazzi. qui, l'eleganza e la bellezza tutta in una donna. Madonna, ragazzi, non vorrei dirvi, sono tremendamente elegante per quest'uomo. No, ma balla come la balla. Gegè, eccolo qui, Gegè. La comicità in persona, colui che fa della risata il suo lavoro. Gegè, Giacomo? Vittorio. Anzi, Vittoria. Possiamo dire che ti sei innamorato? No, vorrei dire un'altra cosa. E con lei che ca, mi rengan, perché sono troppo belle, lo sono Tutti geloso. un applauso! Signori, siamo sempre qui alla chiesa di San Matteo, ci troviamo con due protagonisti della compagnia teatrale Tiempo Belle una volta. Abbiamo qui Enzo che veste i panni del signor Giovanni Fioravanti, è una delle protagoniste, la protagonista è il regista. E qui abbiamo anche la signora Clara che rappresenta. Mariannina, donna Mariannina, sono la moglie del signor qua Fioravanti, cerco di risolvere i problemi di tutto il quartiere in cui viviamo.
Una piccola spiegazione della non tutta, altrimenti i signori spettatori non vengono più a vederla. Un po' per. Cioè, in effetti, malgrado la comicità della commedia, perché ci sono vari momenti in cui si ride, la commedia alla fine tratta un argomento molto attuale, quello dell'accoglienza. Quello dell'accoglienza. Non vorrei svelare la trama della commedia, posso dire semplicemente che è bellina e invito tutti quanti a venirla a vedere. Ed è un messaggio molto forte, molto sociale, che è anche molto attuale, esatto. Io aggiungerei, molto attuale. Esatto. Signori, da questo backstage, lui e Nino già prima l'abbiamo visto. Nessuno l'ha detto. Tutto questo lo facciamo per le parrocchie, per la, che fanno beneficenza. Noi non percepiamo niente di niente. Prestiamo solo la nostra opera, noi lavorando, loro recitando, per fare beneficenza. Questo è il discorso principale che noi portiamo avanti. Un'associazione non profit. Ecco qui sempre accanto a me il regista Enzo Cicala, che adesso insieme a me ci presenterà gli altri componenti della compagnia teatrale. Va bene. Iniziamo a presentare Suor Caterina Kaiser, che sarebbe una suora ispettrice mandata da Roma ad ispezionare un convento napoletano. Una suora molto teutonica, severa. È una bella donna, si può dire. Anche una bella donna, però diciamo lasciamo stare queste cose qui. È una ispettrice che non si lascia corrompere, solamente alla fine viene corrotta dal cuore nobile dei napoletani e dalla fantasia dei napoletani, si arrende anche lei. Poi vorrei presentare una componente molto comica, sì. Un personaggio molto comico. Allora, io sono Suor Caterina Kaiser, sono la pastora tedesca che ha già presentato il nostro grande regista, Dottore Cicala. Sono un po' il deus ex machina di questa commedia, perché alla fine la Suor Caterina Kaiser, così severa, così rigida, si fa intenerire dall'emotività, dalla creatività, dalla fantasia dei napoletani e risolve tutto il problema. Ah, boh, non è un'intervista, è una biografia. Veniamo qui con... Lei è Ninetta. Ciao, io sono Ninetta. È un tipo molto vispo, molto... Si veloce. Da fare, velocissima nelle sue cose, che è figlia del popolo, di una popolana del vicolo, e anche lei, suo malgrado, partecipa alle disavventure del gruppo. Ecco qui una componente molto molto molto... Questa è la comara Carmela, sarebbe la mamma di Ninetta. Che è brava a fare i panettieri, diciamola, è una bellissima ma buonissima cuoca. Questo nella vita reale. Di sulla scena invece è una bravissima estetista, tanto da proporsi in qualunque momento. Come vi chiamano? Almeno 1030. E non per l'altezza. Ci vorrei. Beh, quasi stiamo là. Poi abbiamo una new entry, sarebbe Simone, sulla scena in effetti è l'innamorato di una novizia, diciamo che Margherita. Poco forzata, Margherita, e ce l'ha preso. Diciamo fino alla fine purtroppo soffre, questo è un amore molto sofferto, però come tutti gli amori finisce a buon fine, tutto si risolve. Poi una nostra giornalista, la giornalista. Sì, lei è Manuela, la giornalista, che con le sue apparizioni dà nei momenti opportuni. No, io direi meno opportuni, soprattutto nella seconda parte, concorre insieme alle altre persone a svelare poi l'inghippo che gli abitanti del posto avevano architettato per aiutare il convento a restare aperto.
però c'è sempre un motivo che non vogliamo svelare, altrimenti che bello avrebbe fatto. Vabbè, in effetti la commedia, come dicevo precedentemente, tratta un tema molto importante, che è la mia, quella dell'accoglienza, tutti gli inghippi in effetti erano stati studiati per cercare di far mantenere aperto questo convento e di accogliere le persone che ne avevano bisogno, e forse ci siamo riusciti. Speriamo che nella realtà questo possa essere un augurio anche per il futuro, insomma. Nel nostro piccolo vogliamo dare sempre un messaggio. Io direi che abbiamo concluso con queste tre riprese a presentare tutti gli attori. Io vi auguro una buona serata e veniteci a vedere allora. Certamente, siete tutti invitati, vi aspettiamo.